Indigeni, no, visto la maledetta, visto le maledetta, visto le maledetta. Freezer, che ti succede? Calmati. Visto le maledetta. Calmati, Freezer. Oh. Ah. Allora, sei sveglio? Sì, abbiamo del lavoro da fare. Dovresti anche darmi una mano. Scusa, mi sono appena... Ma è notte! Ma dobbiamo lavorare adesso! Ma guarda, ci sono gli indigeni che ci stanno per attaccare. Lo vedi là in fondo? Quello è un loro scout. Ok, qui per vedere. Cavolo! Ha visto la nostra base, lo andrà a dire agli altri. Se non ci sbrighiamo, siamo carne da macello. Hai ragione. Sono cannibali, Hai ragione, hai ragione. Allora, cosa dobbiamo sbrigati. Fare? Cosa dobbiamo Sbrisarati. Sbrisare, allora, mi sbrisaro. Sbrisarati subito. Prendi un po' di legna. Ok. E adesso hai capito, qua dobbiamo fare delle mura che ci permettono di stare sopra. Ah, certo, 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 ho capito, okay. Allora mi sbrigo. Gabby, guarda cosa c'è dentro di te. Mi spaventato Lorenzo, cosa c'è? Cosa? Proprio là. Ah, ho capito, c'è uno scarabeo nella schiena. Guarda che è un'ora che l'abbiamo visto. Ma io l'ho visto ora. È bruttissimo. Assomiglia a te quando ti sei fatto crescere la barba. Aiuto, è bruttissimo. Un cubo di Rubik con la barba non l'ho mai visto. Ok. Vabbè, sentite, mi posso dare una mano? Torno giovane. Oh, ragazzi, ci serve una cerbottana perché non possiamo fightarli con la spada. Dobbiamo fightarli alla lontananza. Bella questa fornace. Ho un libretto di crafting, fatemi vedere. Allora, la cerbottana è semplice, semplice. Avete un pezzo di fibra? Ah, ma lo sapevo che no, 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 Gabby, no, no, Freezer, no! Cosa fai? Non lo sapevo! Maledetto! Ti sputo! No, no, grazie! Sei riuscito? Io penso sì. E io faccio le scalpi, così... Ok, ho una cerbottana, ragazzi! Anch'io! Guardami, Gabby! Aia, mi hai sparato nel sedolino. Non l'ho fatta, io aspetta, come si fa? Okay. Devo cuocere le cose qua, ok, sì, così. Sto facendo una battaglia. Faccio il cerbottone, in teoria dovrebbe essere così. Ma aspetta, oh, ma si sta rompendo. L'ho fatta. Su di loro. Fermo, fermo. Cerbottana, mi toglie da tre. E canna secca. Ma le canne secche. Marci, fammi un favore. Dimmi. Uccidimi quell'indigeno là in fondo, che è l'indigeno capo, tu che hai una buona mira. Ehi. Ragazzi, avete la fibra? Ok, lasciamo perdere, non è una buona mira, Marci, vado. Aspetta, io fibra. Vado con la spada, fai niente, Gabby, mi butto. Ma sono già lì. Non morire, ti do una mano, Oh, siete dei pazzi. Ucciso. Ok, bravo. Ritornate, torniamo dentro, ragazzi. Ragazzi, ma avete detto che potrebbero distruggere anche questi? Stanno per arrivare, li sentite là. Guardate nella giungla, sentite. Ma sei tu, Gabby, che stai parlando? Comunque dovrebbe mettervi pressione. No, non è stato assolutamente. No, ma avete cibo, ragazzi, in qualche maniera? Zero? Ho degli scorpioni? Oh, sì, li voglio io. Cibo, comunque, nel mio vocabolario. Sto mangiando un centipede. Oh, sì. Bene. Allora, okay, io mi faccio le canne qua. No, aspetta. In che senso? No, no, stavo dicendo. Okay. Cioè, mi sto Lorenzo è espulso, ejected. Esatto. Ma no, non ho fatto non sono stato, io lo giuro. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, gli scorpioni credo che siano diventati il mio nuovo pranzo. Ho trovato del ferro! Ho trovato del ferro, ragazzi. Ancora loro non lo sanno perché non mi hanno sentito. Però ho trovato del ferro. No, questa sabbia veramente è troppo, comunque. Io mi sto mettendo a fare lo scavatore, altro che Marci. Adesso però devo... Ma non ha preso del ferro che possiamo cuocere, Marci? Ma che minatore è che non ha preso ferro, ragazzi? Almeno un po' di ferro bisogna prenderlo, ragazzi, perché altrimenti qua è impossibile. Oh, raga, stanno arrivando, li avete visti? Dove stanno arrivando? Che significa stanno arrivando? Ce ne sono, ci sono degli indigeni qua. Oh mio Dio. Arrivati. Sono arrivati, usate le cerbottane. Ma sono qui sotto. Sono qui sotto. Aiuto. Aiuto. Lo attiro a me, lo attiro. Oh madonna, okay, lo attiro a me. Colpiamolo dall'alto, lo attiro a me. Sì. Ma tolgo un casino questo. Ok, lo attiro a me. Sputa. Sputa. Le nostre barricate. Ma dov'è la cerbottana? Ma cos'è, cos'era? Scusate, sono arrivato tardi. Abbiamo già eliminato il primo. Esatto, sì. Ci hanno saltato. In realtà ci hanno pure eliminato loro. Ragazzi, io mi stavo facendo la casa. Guarda. Io stavo facendo le cerbottane. No, è per tutti, dai. Ah, ecco la cerbottana mia. Sì, dai. La fai per tutti, sai cosa dice? Mi avete rubato le canne! Io potrei prendermi direttamente questa casa e ci faccio un tunnel sotterraneo. Le canne da zucchero! Io ho trovato la mia casa, raga, Ladri! Ladri di canne! Ma questo, Marci, tu tutto questo, quanto sei andato a fare il minatore, Marci? Io risalgo, ciao! Ma non hai preso il ferro! Ma perché il ferro dicono che non ci sia in quest'isola subito, quindi non volevo andare subito a prenderlo. Cioè, se volete mi butto e vado a prendere. Ah, tra l'altro io ho una novità, poi ve la mostro. Vai, dimmi. Basta svegliarmi, sono nel mio cesso. Mi state facendo le vostre case, ragazzi. Perché altrimenti io me ne sto qua. Io anche questa può andare bene. Ma me. Certo. Ma sto morendo. Strano, chi doveva bruciare? Secondo te, se non io. Marci, ok. Ragazzi, non so voi.
Ma mi sono fatto la spada in ferro. E ho trovato. Hai trovato il ferro? Sì, di sotto, di sotto. Abbiamo il ricordo. Ah, allora c'è. Sì, c'è, l'ho trovato di sotto. Ma proprio non ce ne sono solamente due, ragazzi. Io sto usando tutto il legno per rimodernare questo cesso. Ok, ristrutturazione in corso. Sto facendo la cacca su Gabby, ragazzi. Cosa? Vai via. No, mezzo cuore. Aiuto. Ok, allora, innanzitutto, ragazzi, questo è un episodio incredibile. Perché assolutamente in questo momento, ragazzi, se siete arrivati in questo minuto del video, se non avete ancora lasciato like, fatelo, perché è assolutamente importante. Perché io devo assolutamente dirvi quello che è successo. Praticamente, nello scorso episodio, vi ricordate quando mi ha parlato l'indigeno, quello che abbiamo incontrato prima, che tra l'altro ha ucciso, se non sbaglio, Gabby? Ecco, praticamente l'indigeno, in qualche maniera anche forse telepatica, mi ha detto che quest'isola in qualche maniera è maledetta. Forse questo spiega magari tutti i vari posti e soprattutto tutti questi indigeni che magari stanno all'interno di questa foresta, che probabilmente avranno qualcosa da nascondere, avranno qualcosa da proteggere. Perché secondo me non è tutto bello, cioè... Secondo me ci nasconde per forza qualcosa quest'isola. Mi aiuti, Lore? Sì, ti aiuto. Ah, ok, ti ringrazio. Ho bisogno di tanta pietra. Eh sì, appunto, perché così almeno possiamo andare avanti. No, io quello che cerco in realtà sono scorpioni. Vabbè, ma gli scorpioni non lo può trovare sulla pietra. Ferro! Dici? Abbiamo trovato ferro. Acqua. Bello! No, però, vabbè, facciamo una cosa. Non possiamo neanche berlo. Io mi faccio una spada. Aspetta, Lore, dobbiamo fare come gli indigeni. Buca, vai, perché è una scoperta, capito? Il ferro, buca. Ah, vero. Buca. Esatto. Buca. Vedi. Si dice che se fai più buca, di sotto c'è ancora più ferro. Aiuto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che scoperta! Guarda! Dobbiamo chiamare gli altri, Lore, dobbiamo chiamare gli altri. C'è Carbone, c'è tutto, chiamiamo gli altri. Oh mio Dio! Credo che saremo la civiltà più avanzata. Ragazzi, c'è qualcuno! Non avete capito? C'è qualcuno! Dobbiamo fare una cosa nostra. Aiuto, c'è qualcuno dentro casa mia. Oh, madonna santa. Oh, mamma mia, che cosa. Sta porta, l'ho ucciso, sta porta. Che l'ho ucciso. Aiuto, vai. Oh mio, è morto. Madonna mia, okay. Ragazzi, mi stavo uccidendo. Marci, vieni qua. Andiamo. Non puoi capire. Arrivo. Non hai idea, Marci, di quello che abbiamo scoperto. Tu hai scavatore professionista. Guarda. Abbiamo rotto la gravel. Oddio, un sacco di cose. Sì, però io direi, ragazzi, di andarla e continuarla a scoprirla, secondo me, molto più avanti. Esatto, sì, sono d'accordo. Non è possibile. Nulla, risaliamo. Sì, assolutamente sì, andiamo, risaliamo. Hai visto cosa abbiamo trovato, Gabby? Sì, assurdo. È caduta tutta la gravel e tipo ci siamo ritrovati in questa caverna gigante, però l'andiamo a scoprire, secondo me, molto più avanti. Sì. Avrebbe più senso. Ci mancano i caschetti laminatore. Appunto. La sicurezza prima di tutto. Esatto. Magari possono arrivarci anche altri youtuber qua, no? Oppure altre persone. Magari sono ancora vive. Oppure se non ci sono loro, ci sono altre persone che potrebbero venirci a rubare le cose, anche come gli indigeni. Infatti, quindi è molto meglio che le teniamo al sicuro. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Se trovate un pappagallo da guardia, ditemelo. Va bene. Comunque, in ogni caso, ragazzi, veramente ho fatto una scoperta clamorosa, incredibile, entusiasmante. È caduta tutta la gravel ed è incredibile come sia proprio... Avete visto come si è scoperta la caverna? Vroom! Oh mio Dio! Cioè, assurdo, non me lo sarei mai pensato. Veramente, non ci avrei mai pensato che effettivamente ci fosse una caverna così tanto grande lì. Intanto, comunque, io direi almeno... di iniziare a fare, a cuocere anche qualcosa comunque agli altri, perché secondo me ne vale la pena. Il ferro, quel poco ferro che ho trovato l'ho messo, però ho promesso di non andare oltre, perché semplicemente altrimenti la lasciamo troppo e quindi di conseguenza non sapremo mai cosa potremmo vedere lì in fondo. Magari vado nella caverna, inizio a picconare tutto il ferro che c'è e poi mi ritrovo una famiglia di 60 indigeni che vogliono uccidermi. Sarebbe proprio meglio evitare. Assolutamente sì, è meglio evitare. Ok, Gabby sta lì. Ok, non credo che comunque stanno arrivando altri indigeni. Cosa? Che cosa stai facendo? Niente, mi vuole solo distruggere casa, guarda, niente di che. Che fai? Perché stai rubando tu? Perché, Lore? Ma Lore? Me lo dai? Perché? Me lo dai? E perché? E voglio abbellire la casa di Marci. Vuoi abbellirla?
La voglio abbellire, grazie. La mia casa è bellissima. Va bene. Quello che devo fare, secondo me, è fare appunto come hanno fatto loro. Mi prendo il libro e mi metto a leggere un attimo quello che posso fare. Muro di canne da zucchero. Ok, di canne secche, ok, perfetto. Quindi faccio così in teoria, perfetto. E mi faccio... Devo farmene un sacco, ragazzi, ora che ci penso. Mi sono cresciute troppo poche. Poi si sono messi a fare la farm, che grandi. Ottimo. Ma che casa è questa? Madonna santa! Ma che bella questa casa! Oh madonna mia! Ma Marci veramente si porta avanti in una maniera clamorosa! Sbri, che tocchi! Aspetti no, di toccarmi! No, allora ma come ha fatto Marci a prendere tutte quelle canne da zucchero per farsi tutti quei muri? Secondo te da chi le ha rubate? No, non dirmelo. Secondo te da chi le ha rubate? Non dirmelo. Sì! Cioè, lui... Da Pingu! Me l'ha rubata tutte. No, pensavo da tutti noi, ok. Pensavo da tutti. Scusami, allora. E allora è quello che sta pian pianino prendendo tutti i possedimenti della zona. No, aspetta. Tu mi stai dicendo che lui vuole fare il tiranno? Esatto. Tu mi stai dicendo che lui vuole comandarci? Vuole rubarci tutto. Vuole rubarci essere tutto. Il dittatore? Sì, perché lui sai che cos'è che fa? No, si vede con la casa più bella, no? Quella fatta meglio. No, qua vabbè. Dobbiamo escogitare un piano per... Che sta succedendo, ragazzi? Secondo me... Lui non ci sente. Praticamente hai visto che Marci ha fatto una bellissima casa. Mamma casetta. Mia, si sta facendo la casa più il bella. Il problema è che mi ha rubato tutte le canne. Quindi è secondo me... Lui, è stato lui. Ha rubato le canne per farsi la casa. Ma è un tiranno. Sto cominciando a rubarmi le mie di canne. Mi sto rubando le mie di canne. No, quelle ma sono no, le mie! No, quelle l'ho fatte io! Ma... No, aspetta, sono si mie! Sta usando la fornace! Sto cuocendo le canne! Che? Le rubo io, le rubo! No, aspetta. Io vi faccio la mia fornace, mi sono rotto le scatole! Ecco. Vabbè, sentite, io mi adesso devo cucinare uno scorpione, non ho ancora cucinato un cacchio. Io stavo cucinando la sabbia, qualcuno me la stava rubando, grazie. Io mi prendo le mie scale che sto usando per cuocere, sì, Marci. Sì, guardate, ne ho un po' per erano voi. Erano mie. Te le ridate? Cioè, ora sì, ora me le ridai, grazie. Sei marcio dentro. Ragazzi, sei marcio dentro. Voi che siete esperti di Bear Grylls, come dici, facciamo a cucinare uno scorpione? Non puoi, te lo mangi crudo direttamente. Ma veramente? È certo. Capisci, c'è il veleno. Ma poi ci metto una volta all'anno. No, gli sto staccando. È velenoso! Te l'ho detto che è velenoso! Il tuo cuore! Poi ci stiamo facendo tutte le casette, ragazzi. Mamma mia. Allora, io devo assolutamente prendermi del cibo, raga. Perché c'è sto morendo di fame. Non si trovano. Non si trovano da nessuna parte. Ok, mi prendo le canne da zucchero. Intanto quelle che ci sono. Mi prendo il vetro di marcia. Intanto non gliene fregherà nulla. Ok, la c'è bottana. Ok. È da due episodi, ragazzi, che stiamo fuori. E nella spiaggia. Poi tra l'altro ci sono anche gli squali. Devo contare anche questa cosa io. Intanto mi devo prendere tutte quelle canne da zucchero perché sono la vita. Guardate quante ce ne sono. Non sto facendo niente, giuro. Ah, ma io non ho detto nulla. Ah, perfetto. Mm-hmm. Sì, sì. Allora posso continuare. Vai. Tanto non è mio quello, vai. Perfetto. Non sei ancora accorto? No, sbrigati. Mi sta guardando. Ah sì, ti sta guardando con gli occhi storti sta guardando per terra. Ma scusate un attimo, ma vi mancano gli angoli o sbaglio? Sì. Vabbè, arrivo in soccorso io. Ah, arrivo. Grazie mille. Stavamo costruendo le lenzuola. Capi, ma stai rubando. Sto costruendo. Capi, stai rubando. Oh no. No. Ma non vale che non si vede. Dabbi, sono chiuso. Ce l'ho, aspetta, arrivo, ragazzi. Aiutatemi. Sei chiuso dentro. Guarda che bella casuzza che mi sono fatto. Ma che ha fatto? Che facciamo sopravvivere così? La porta. Ecco. Vabbè, va bene comunque. Vabbè, comunque è bruttissima, raga. Posso sistemarla? Ragazzi, ma cioè, nel senso, se voi siete più veloci di me nel fare le cose. Io comunque la mia casa l'ho completata, ragazzi, ci è voluto un sacco, però l'ho completata. Bella, mi piace casa tua, mi piace. Carina, semplice. Sì. Ragazzi, ma porca miseria, ma non riesco a mettere le cose. Come vi siete fatti il secondo piano? No, non è il secondo piano, è proprio la casa di Gabby. È la casa mia. Io avevo qua sopra. Poi diventerà un grattacielo sta casa. Arriverà tipo un piano. Io la faccio molto e in quel modo potremo vedere se ci sono altri youtuber quando sarà al cielo. Giusto, hai ragione. Dovremmo fare un fuoco di segnalazione, secondo me, comunque. Esatto. Potremmo fare anche una cosa. Bella idea. Bella idea. Sì. Ora vi faccio vedere come lo faccio la mia casa. È meglio le case del mondo. Benissimo. Sì. Preparatevi. Cioè, dovete essere proprio pronti. Io barbotta. Direi che abbiamo fatto delle belle case qua.
Hey, I'm-